il ministro Bellanova a Manfredonia per visitare alcune aziende importanti anche nella Capitanata. Quello che sta avvenendo fuori da queste visite sono le difficoltà burocratiche che le aziende spesso hanno per sviluppare occupazione e portare avanti le proprie aziende. Il ministero, con il suo ministero, cosa sta facendo per cercare di sburocratizzare un pochettino tutte queste problematiche? Beh, sicuramente stiamo semplificando, abbiamo fatto già delle operazioni importanti sia per quanto riguarda il versante lavoro, per esempio, dove abbiamo portato una condizione dove le imprese dovevano fare a ogni passaggio un certificato medico per i lavoratori, ne facciamo uno l'anno che vale per tutte le imprese. Siamo intervenuti sulla PAC dove abbiamo anticipato il pagamento, dove abbiamo portato dal 50 al 70% l'anticipo, e per le aziende che non hanno fatto cambiamenti rispetto all'anno precedente, senza presentazione di domande si prende intanto il 70% e la certificazione viene presentata dopo e i controlli vengono fatti successivamente. Ma da questo giro viene fuori non solo ovviamente una richiesta di sburocratizzare, di snellire quanto più è possibile, ma quello che viene fuori è la straordinarietà di quello che è stato messo in campo nel territorio da imprese piccole e medie che con le proprie forze, anche spesso avendo contrario non solo la burocrazia ma anche le scelte politiche di sviluppo, hanno dimostrato di dare fuori prodotto d'eccellenza, di essere competitivi sui mercati mondiali e di creare nuove e buone opportunità di lavoro. Per esempio questa esperienza di acquacoltura che stiamo visitando è sicuramente una delle eccellenze. Io ho voluto tenere per me la delega sulla pesca e l'acquacoltura proprio perché ritengo che questo è un settore dove ci può essere una grande competitività dal punto di vista economico e anche un grande sbocco occupazionale soprattutto per le nuove generazioni, e parliamo non di manodopera con lavoro povero, parliamo di professionalità eccellente, parliamo di persone che escono con le migliori formazioni dalle nostre università e che possono dare un grande contributo per sviluppare questo settore e anche avere una grande soddisfazione dal punto di vista professionale. Grazie Ministro, buon lavoro. Grazie, grazie a voi.